FLAG, Costa Emilia Romagna, è un gruppo di azione locale che raggruppa tutti i comuni della costa, da Goro fino a Cattolica, e le associazioni rappresentative del settore della pesca e dell'acquacultura e anche la società civile. Abbiamo anche l'università al nostro interno, abbiamo anche il sindacato, insomma una compagine societaria abbastanza variegata, anche diciamo un partenariato rappresentativo dei vari settori. Anche il turismo è rappresentato. Delta 2000 è la capofila perché è un'associazione temporanea di scopo e ci è stato chiesto insomma di gestire l'attuazione appunto del programma per la valorizzazione della costa dell'Emilia Romagna con i fondi FEAMP 2014-2020. Si sente di fare una certificazione biologica per la vongola, di Goro soprattutto è già conosciutissima, proprio per riuscire a dare un qualcosa in più. Dal punto di vista commerciale la richiesta di prodotti biologici è in crescita e quindi ci si è chiesti perché non dare questo riconoscimento e dare questa possibilità in più. Noi avevamo la possibilità di mettere in commercio un prodotto biologico e quindi abbiamo selezionato delle aree e abbiamo iniziato a sviluppare un mercato bio. Abbiamo visto che le ostriche allevate a Goro hanno, nonostante siano allevate nello stesso posto, cioè nella stessa spiaggina, il fatto che abbiano dei gusci di colore diverso, questo genera delle differenze anche a livello di qualità della carne. Per esempio l'ostrica nera è molto ricca di quelli che si chiamano polifenoli, che sono anche presenti nel vino rosso. Noi siamo, la Sant'Antonio e il biologo, l'unica produzione in Italia laddove si allevano ostriche made in Italy già da 7 anni. È un lavoro sempre in evoluzione e anche per questo i contributi, l'opportunità del contributo è fondamentale per noi perché ci consente di ammodernizzare sempre di più le nostre strumentazioni. Io nel mio caso ho potuto cambiare la macchina selezionatrice e il motore fuori bordo. In questa maniera abbiamo messo su dei motori meno inquinanti, dei motori più performanti consumando di meno. Inoltre questi motori sono dotati di una cosa molto importante per quanto riguarda le microplastiche, che hanno un filtro che riesce a trattenere tutte le microplastiche che sono nell'acqua. Abbiamo realizzato degli interventi che ovviamente per finalità servono a migliorare la circolazione dell'acqua nelle valli di Comacchio. Escove miglioramento quindi delle dotazioni idrauliche, però non mancando di avere un occhio di riguardo per quelli che sono gli aspetti naturalistici. Per esempio si è adottato quasi un'economia circolare, qui una sorta di lavoro circolare, perché il materiale che è stato escavato dai canali, che sono stati riportati nella loro funzione originaria, sono stati utilizzati materiali per ricaricare dei dossi che per motivi proprio di erosione naturale si erano un po' abbassati. Le coste non erano considerate un granché perché era il materiale di risulta delle pulizie della piattaforma. Era praticamente uno scarto. Poi abbiamo pensato perché non gli diamo il giusto valore e abbiamo creato questo marchio di qualità che è la Costa Selvaggia di Marina del Rei. Dico che è il numero uno in Italia, senza falsa modestia. Dare valore, dare forza a un prodotto che comunque aveva un reale valore di organolettico e anche di particolarità di raccolta, unico nel, si può dire, in Italia. E che però non era attestato da nulla. Il Ghiozzo Goa è una specie, diciamo, simbolica delle valli
Ed è anche una di quelle specie che, se salvaguardate, possono salvaguardare l'ambiente circostante. Per salvaguardare la specie, l'idea è stata quella di costruire per loro una casa alternativa, un substrato alternativo, che ricreasse appunto quello che è il go in natura fa naturalmente scavando sotto le radici delle fanerogame, quindi una sorta di grotta. Nell'ambito del progetto Go Restocking abbiamo allevato lo zooplancton necessario per alimentare gli avanotti generati dall'Istituto Scientifico CESTA, gli avanotti ovviamente del Gozo. Questo progetto vuole dimostrare la concretezza della ricerca scientifica, quindi una ricerca scientifica sposata in affiancamento delle produzioni, quindi dell'economia. Le foci del torrente Bevano, quindi anche la zona marino-costiera che coinvolge, rappresentano una delle zone più interessanti dal punto di vista naturalistico delle coste dell'Emilia-Romagna, perché è rimasto uno dei pochissimi tratti non urbanizzati, non antropizzati. Si tratta di una riserva integrale dove non è consentito l'accesso se non con le guide e per scopi naturalistici. In particolare quest'area è risultata dalle nostre ricerche particolarmente vocata a un habitat ideale per la presenza della vongola comune, Camelia gallina, che normalmente viene pescata lungo i nostri litorali. Il flag per il Museo della Marineria di Cesenatico è stato veramente determinante, direi anche al di là dell'aspetto economico, perché ha consentito, attraverso l'uso delle nuove tecnologie e anche di laboratori che abbiamo fatto, di poter anche recuperare il rapporto e di renderlo visibile con la dimensione attuale della pesca. Grazie al flag abbiamo potuto dare voce veramente alle testimonianze di pescatori e quindi adesso in questo museo è possibile vedere insieme la memoria di un passato e anche la storia presente di un mestiere antico ma che sta vivendo tutte le sfide del tempo presente. Proprio per implementare l'area del mercato ittico di un'isola ecologica che potesse essere messa a disposizione degli operatori e in maniera da poter dividere e così in questa maniera differenziare tutto quello che è il rifiuto che viene raccolto in mare, perché non dobbiamo dimenticarci che il lavoro vero il pescatore lo fa in acqua, poi ciò che si porta a riva va in qualche maniera gestito, quindi giustamente il prodotto pescato finisce sul banco del mercato, il prodotto invece di rifiuto non poteva essere certo abbandonato come era brutta abitudine negli anni passati, e così allo sbando a discrezione del singolo. Su questi due lati, diciamo, del fiume ci sono due camminamenti pedonali molto frequentati, sia in sponda destra che in sponda sinistra, lungo cui abbiamo installato delle bacheche informative per valorizzare la nostra marineria. Sono bacheche informative, diciamo, disposte a forma di balconata e che hanno contenuti, diciamo, sulla storia della nostra marineria, della cantieristica, delle imbarcazioni da pesca, delle donne attive nel settore della pesca, ma anche contenuti visuali molto apprezzati dai bambini, tipo le conchiglie, immagini delle specie che vivono nel mare. Quello che riguarda il nostro progetto è il sacco. Noi abbiamo preso un'idea di fare un doppio sacco, perciò un sacco che si divide in due, dove sopra va solo pesce pulito e sotto va tutto quello che è il restante. Il pescatore ha un risparmio di tempo a bordo che non è poco e di fatica, e dall'altra parte accumula a parte la plastica e i rifiuti. E questo permette di fare un pesce più pulito, di avere un pesce più meno rovinato, insomma di fare entrambe le cose, di aiutare l'ambiente e però anche di svolgere al meglio il proprio lavoro.
spostato, prima aveva la gabina a poppa, l'abbiamo spostata a prua, abbiamo fatto i bagni e la cucina per poter ospitare la gente, abbiamo rifatto le ringhiere, abbiamo rifatto l'impianto elettrico, abbiamo fatto le cuccette perché se si vuole riposare così si può anche riposare e abbiamo messo la timoneria nuova perché serviva. Noi tutte e tre queste barche qui hanno utilizzato il flat cost, abbiamo cambiato i motori alle barche e io ho messo su anche l'elica di prua e bow thrust per poter manovrare meglio l'imbarcazione. Avevamo dei motori meccanici e sono stati messi su dei motori elettronici in modo sia per consumare meno e quindi nello stesso tempo c'è anche un inquinamento inferiore. Manca sicuramente l'applicazione di quelli che sono i piani di gestione dei rifiuti portuali. In assenza di questo si è reso necessario cercare di individuare delle soluzioni che da un lato consentissero di aggregare anche gli allevatori e dall'altro di conferirlo questo prodotto. Oggi succede che Cattolica è uno dei punti di sperimentazione cui siamo partiti dopo il progetto. Le imprese che qui sbarcano hanno la possibilità di contattare direttamente, raccordarsi su un giorno stabilito per poter poi scaricare il rifiuto che poi può essere conferito. La piccola pesca artigianale è un'attività, un sottosettore della pesca di importanza strategica. Strategica perché è un'attività molto selettiva e ha un relativamente ridotto consumo di carburante. Grazie a delle riunioni, dei focus group, sono state individuate delle strategie di carattere generale, condivise dalle marinerie, strategie che dovranno sostanziarsi, ci auguriamo a breve, in un piano di gestione, perché il pescatore sempre di più deve essere protagonista non soltanto delle attività di prelievo, ma appunto anche quelle di tutela e conservazione della risorsa.